CrossFit Italian Showdown 2019, il più grande evento di CrossFit in Europa. 3 giorni e oltre 1000 atleti provenienti da 48 nazioni. Siamo alle fasi finali. Sono rimasti i migliori, quelli che non si arrendono. Sono in 280 tra gli atleti più forti al mondo, pronti ad entrare nell'arena. Siamo al CrossFit Italian Showdown 2019 a Malpensa Fiere, il maggiore evento italiano di CrossFit da anni, da quest'anno diventato Sanctioned Event. Cosa vuol dire? Sono 9 eventi al mondo che danno l'accesso, l'invito ai Games annuali che si tengono a Madison, il maggiore evento mondiale di CrossFit, dove c'è l'elite dell'elite, la crema della crema. E il livello che abbiamo visto e stiamo vedendo in questi 3 giorni a Malpensa Fiere è il maggiore mai visto in Italia. Terzo giorno, giornata conclusiva, giornata di finali e di showdown con alcuni tra gli atleti più forti al mondo. Allora, il primo workout di oggi, veramente molto interessante. Interessante perché era uno sprint di 5 minuti, era una di quelle fiammate velocissime dove vai, entri in campo gara, prendi 2 schiaffoni ed esci distrutto. Sì, assolutamente, se il workout è andato bene, se tu sai di aver fatto le cose che dovevi fare, che sapevi fare, di esserti divertito, sei contento. Poi ci sono anche momenti in cui tu ti rendi conto che non è andato proprio come speravi e incassi il colpo, ecco, impari, non perdi ma impari. Come se non avessi proprio la forza di alzarti, quindi ci sta, tu sai che hai dato il 100%, in quei 5 minuti tu hai dato il 100%, quindi sei come privo di energia, fai fatica ad alzarti, hai la bocca senza salivazione, e l'unica cosa che vuoi fare è stare a terra disteso. Prima della gara parte una danza, ovviamente ci si rimane molto concentrati, molto su se stessi, si cerca di portare lo stato del core abbastanza alto, sempre cattivi e sempre onesti, sia verso l'arbitro che verso il floor, verso quello che è il campo gara. Essere cattivi vuol dire trovare uno stato di concentrazione tale dove alla fine ci sei solo tu e il core. In gara si va testa, cuore e rabbia, ma non verso gli altri, verso se stessi, cioè nel senso che ci si cerca di confrontarsi soprattutto prima con se stessi e poi con gli altri. Quindi ovviamente la gara non è ai fini degli altri, la gara è sempre ai fini di se stesso.
Why do I CrossFit? That's a very good question. I just love training. I love to compete, but I love the process of getting ready to compete as well. I just love the training. I love the variety and the movements. I love that I get to do something different every day. I love that there's always something for me to improve on, and I love that it forces you to still be diligent about what you do, no matter how good you can become. CrossFit Italian Showdown 2019 si è chiuso adesso a Malpensa Fiere, un grandissimo successo, uno dei 9 sanctioned events mondiali, tantissimo pubblico, la creme della crema a livello di atleti, 2 italiani in finale nei top 5, Manila Pennacchio per le donne e Stefano Carosso per gli uomini, abbiamo visto un livello di CrossFit mai visto prima in Italia ed è solo l'inizio, ci vediamo l'anno prossimo.